In campo per solidarietà, per aiutare chi è meno fortunato, a Colleferro va di scena un triangolare di calcio tra la squadra locale, una rappresentativa della Polizia di Stato e la Nazionale Attori. L'evento nasce grazie al presidente del Colleferro Calcio, Giorgio Coviello, che ha voluto aiutare l'associazione Strada Facendo, che si occupa di ragazzi diversamente abili. Diciamo, hanno bisogno di sostegno e di partecipazione, infatti per quanto è stato possibile li abbiamo portati oggi, ringraziando la bella giornata, proprio per vivere la comunità e per vivere questa cosa importantissima che è lo sport. Gli attori non hanno fatto mancare il loro apporto, soprattutto i più anziani, quelli che sposano queste iniziative da tantissimi anni. Abbiamo proprio il dovere, l'obbligo di correre dove c'è bisogno di noi, soprattutto a livelli, ecco, di giovani, ragazzini, gente malata, tutto quello che c'è. Io me lo vado a cercare qualche beneficenza se per un po' di tempo non mi arriva, nel senso che così come noi dalla gente prendiamo la soddisfazione, la fama, altrettanto quando c'è da restituire, restituiamo alla gente. L'importante è esserci, questa è la cosa importante, esserci e poi stare qui, essere presente per uno scopo ben preciso. Questa qua è una cosa che ci fa molto piacere, mi fa molto piacere e questo qua lo facciamo sempre con grande entusiasmo e piacere di farlo. Quanti anni sono che fa beneficenza in campo? È dal 1987, il conto fallo tu. Sente ancora giocatore in campo? No, mi sento un camminatore, un ottimo camminatore, che non è male, fa bene alla salute. Il cuore del Colleferro Calcio, quando c'è da aiutare chi ne ha bisogno, supera ogni ostacolo. Questo è un evento che avevamo preparato, ma non è il solo che facciamo durante la stagione. Abbiamo altri eventi da portare avanti, quindi stiamo lavorando anche in questo senso. Dobbiamo necessariamente cambiare rotta e far capire che qui le cose con il nuovo presidente Coviello sono cambiate.